Buongiorno amiche e benvenute sul mio canale. Allora, questa mattina realizzeremo insieme una collanina che ho fatto in una diretta sulla pagina Facebook durante il lockdown. È una collanina che è piaciuta tantissimo e quindi ho deciso di riproporvela oggi. Secondo me è una collana che si presta sia nella stagione estiva che magari in autunno con colori autunnali come farò io adesso, o magari anche in inverno, non so, da mettere su un dolce vita o comunque un girocollo molto carino, a seconda della lunghezza ovviamente che desidererete fare. Allora, vi elenco il materiale, tra l'altro ecco mi sono scordata del bottoncino, lo prendo subito, eccolo qua. Allora, non vi spaventate, vedete tante cose, tanti colori. In realtà, siccome ho fili aperti e che non sono interi, utilizzerò più fili di cristalli, quindi più colori. Ma in realtà vi basterà un filo di cristalli da 4 mm, un filo di cristalli da 3 mm, 3,5 a vostra scelta, e delle perle che io metterò un po' miste. E dei cristalli da 6 mm, me ne occorreranno pochissimi. Poi, ovviamente, il nostro mitico Sorrento, io utilizzerò questo colore che mi piace tantissimo, il 99074, che è veramente molto molto bello. E come sapete, il Sorrento è un filato che ha un'anima in cotone ricoperto di lamè e possiamo utilizzarlo per le nostre creazioni ad uncinetto, a macramè e chiacchierino ad ago. Poi utilizzeremo uncinetto a vostra scelta 1,25 o 1,50 a seconda di come siete abituati a lavorare il Sorrento, a seconda della mano di ognuno. Se avete la mano stretta, utilizzate quello grande. E poi un uncinetto 1 o 0,90 per inserire al rosario alcuni cristalli. Allora, iniziale perla, ve l'ho detto, anche un colore solo va benissimo. Non ribadisco, io come in questo caso ho messo cristalli da 4 sul rosa, cristalli da 3 lilla e basta. E poi le perle, come vedete, e dei cristalli nel mezzo che inseriremo al rosario. Quindi prendiamo il nostro Sorrento, in questo caso il mio iniziato, ma questo colore lo devo riprendere assolutamente. Mi taglio un po' la punta che è rovinata e prendo la mia attack, eccola qui, come sempre, attacca a pennellino da ricomprare. Bagniamo la punta, non proprio la punta, bagniamo qualche centimetro del filato, perché se bagniamo solo la punta sarà molto più difficoltoso inserire i cristalli. Invece, se abbiamo, diciamo, la misura di un ago, per capirci, sicuramente sarà molto molto più semplice. Andremo ad inserire alternando 15 cristalli, decidete voi come iniziare perché non ha importanza, 15 cristalli piccoli tipo da 3 e 15 cristalli da 3, poi inseriremo tipo un cristallo da 6, poi metteremo 15 cristalli da 4. Inseriremo una perla a nostro piacere e andremo avanti in questo modo. Voi continuate fino a quando non avrete inserito totalmente uno dei due fili di cristallo, o quello da 3 o quello da 4. Quando uno dei due vi terminerà, vi fermerete e praticamente comincerete a lavorare. Io aspetto che si asciughi il filo, inserisco i cristalli e poi vi faccio vedere meglio. Allora, eccomi tornata. Come cominciamo? Cominciamo inserendo, anzi, cominciamo bloccando il tappetino. Ok. Cominciamo inserendo 15 cristalli, che siano grandi, piccoli, scegliete voi perché non ha importanza, e poi una perla o un cristallo da 6, e
E andiamo avanti. Ricordiamoci che i primi cristalli che noi andiamo ad inserire sul filo saranno gli ultimi ad essere lavorati. Andiamo avanti in questo modo e concludiamo con 15 cristalli e una perla o un cristallo da 6, non ha importanza. Ribadisco, io ho usato colori misti perché c'è cioè di tipo due fili da 3, due fili da 4 in colori diversi solo perché avevo i fili aperti e non sapevo se mi bastavano. Come vi ho detto all'inizio, l'importante è che vi fermiate quando vi finisce uno dei due fili di cristalli. Indicativamente farete un poco più di 20, diciamo, mucchietti da 15. Allora, veniamo a noi. Prendiamo il nostro uncinetto. Intanto l'elicottero mi sorvola la testa. Io uso l'1,25. Ah, ci teniamo vicino un po' di cristalli da 6 che inseriremo a rosario. Voi mi direte, ma non li potevo inserire prima nel filo? Sì, sicuramente, ma mi diverto a fare così e basta. Così chi non ama inserire cristalli a rosario imparerà. Allora, mi lascio un pezzetto di filo dove poi andrò ad inserire il bottone, inserisco l'uncinetto, tra il filo e il dito, faccio un giro. Mantengo con il pollice il filo e il cappietto, prendo il filo sul dito e chiudo e mi vado a fare 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Non ha importanza perché tanto non è una regola. Dopo le catenelle mi avvicino la perla o il cristallo da 6 a seconda di quello che avete inserito e mi vado a lavorare la catenella. Vi ricordo sempre che per non far venire l'effetto a zigzag, dobbiamo alzare il cappio oltre la perla o il cristallo e prendiamo il filo in modo che rimane ben teso. Avviciniamo 5 cristalli, li chiudiamo a cerchio con una maglia bassissima. Se volete, vi lavorate una maglia bassa nelle maglie che trovate dietro al cristallo, che sono quelle che si sono formate quando abbiamo appunto fatto la catenella. Ecco qua, mi è sfuggito, aspettate. Quindi chiudo con una maglia bassissima, mi vado a fare la maglia bassa. Le perle scivolano quando si inserisce l'uncinetto, sono lisce e scivolano. Mi avvicino altri 5 cristalli, stessa cosa, chiudo con una maglia bassissima. Mi vado a lavorare nuovamente una maglia bassa nelle maglie che stanno dietro al cristallo, avvicino gli altri 5 cristallini e faccio la stessa cosa. Chiudo con una maglia bassissima e mi vado a fare una maglia bassa lì sotto. Questo semplicemente per bloccare questi cristallini. Dopodiché, tanto mi faccio scorrere i cristalli, mi vado a lavorare 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, quelle che desiderate perché non ci sono regole. Intanto, come vedete, si è formato questo mucchiettino, questa cosa che comunque è molto, quando lo indossate, insomma, fa la sua parte. Dopodiché mi vado a inserire al rosario un cristallo da 6, potete farlo con un colore che avete usato prima, un altro colore, insomma, come sempre mettete la vostra fantasia. 1, 2, 3, 4, 5, se avete fatto 5 qua fate 5 anche di qua. Di nuovo mi avvicino il cristallo che ho sul filo, chiudo con la maglia bassa, chiudo con la catenella, pardon. Mi avvicino i cristalli e faccio la stessa cosa. 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo, mi faccio la maglia bassa nei fili che praticamente sono dietro al cristallo. 1, 2, 3, 4, 5. Mi sposto i cristalli da una parte, ovviamente, come dopo che li ho lavorati, e mi verrà automatico perché per fare la maglia bassa bisogna per forza fare questo movimento. Prendo, chiudo
con la maglia bassissima, quindi verso destra i cristalli, e mi vado a fare la maglia bassa lì sotto. E di nuovo 1, 2, 3, 4, 5. Prendo la perla, alzo il cappio e la chiudo. Vado a fare, ho dato una botta alla telecamera, scusate, stavolta facciamo una piccola variante e questa cosa, diciamo, la cambieremo nella collana a seconda della nostra fantasia, perché non c'è una regola fissa. Mi vado a chiudere i cristallini 5, poi mi vado a fare 1, 2, 3 catenelle, faccio una maglia bassa tra un cristallo e l'altro, 1, 2, 3. Maglia bassa tra un cristallo e l'altro, 1, 2, 3, maglia bassa tra un cristallo e l'altro, 1, 2, 3, maglia bassa tra un cristallo e l'altro, 1, 2, 3, maglia bassa. Dopo il cristallo mi vado comunque a fare una maglia bassa prendendo i due fili che sono dietro al cristallo. Con la perla non è mai facile perché, ripeto, scivola, che è una meraviglia. Ok, e faccio la stessa cosa, faccio scendere altri 5 cristalli, chiudo con una maglia bassissima, 1, 2, 3 catenelle, vado tra un cristallo e l'altro. E vado avanti così per questo secondo petalo e per il prossimo, ovviamente. Fate sempre la maglia bassa alla fine dopo il cristallo, e poi ve la andate a rifare dietro alla perla o al cristallo se avete inserito il cristallo da 6. Di nuovo chiudo con una maglia bassissima e vado a fare 1, 2, 3. Ovviamente, a seconda della necessità, dovrete girare il lavoro, insomma, vi muovete. Secondo me vi verrà naturale, perché per forza di cose vi dovete posizionare diciamo, nel modo corretto. Maglia bassa, mi sposto tutto di lato, mi vado a fare la maglia bassa dietro al cristallo e di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, che possono essere 6, che possono essere 10 catenelle, non ha importanza, quello lo scegliete voi. Mi inserisco il cristallo e chiudo 1, 2, 3, 4, 5 e praticamente vado avanti così per tutto il tempo. Questa volta posso, per dire, fare no, sto sbagliando. Questa volta posso magari chiudere comunque i petali con maglia bassissima senza dover fare poi le maglie basse intorno al petalo come abbiamo fatto col precedente. Quindi le lascio, diciamo, li lascio nudi questi cristalli. Chiudo, vedete, poi mi sposto il lavoro da una parte, mi inserisco sotto, vedete? E chiudo la maglia bassa, mi avvicino ai cristalli, chiudo con la maglia bassissima, mi sposto i cristalli da una parte e mi vado a lavorare la maglia bassa e continuo in questa maniera. Come vedete, il lavoro che viene è molto carino, insomma, viene una collanina molto carina. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso mi verranno ovviamente i cristalli, quelli piccini, e invece vado a fare il contorno ai cristalli piccoli. Mi raccomando, comunque, quando lavorate dovete sempre tenere il lavoro sul
sul dritto, ad esempio qui mi è uscito male, 3 non mi piace, ecco qua lo sfascio, 1, 2, 3, 4, 5, mi inserisco il cristallo al rosario, prendo 1, 2, 3, 4, 5, questa volta avrò i cristalli piccini. Chiudo sempre con la catenella, non lo faccio stretto altrimenti poi non mi entra neanche l'uncinetto. Chiudo. Si sta rannuvolendo, praticamente sta diventando buio nonostante è mattino. E mi vado a fare 1, 2 questa volta perché i cristalli sono piccoli, quindi bastano 2 catenelle. E vado a fare esattamente quello che ho fatto prima. Provate a fare questo lavoro anche con altri filati, tipo non so, il Darin 05 o anche il Samantha. In quel caso dovete cambiare tutta la misurazione dei cristalli, perché quelli da 3 dovranno essere da 4 e quelli da 4 dovranno essere da 6. Ovviamente vi verrà una collana molto più grande, insomma, non avrà la delicatezza che ha il Sorrento, insomma, la finezza del Sorrento. 5 cristalli, chiudo con una maglia bassissima, 1, 2, 1, 2, maglia bassa, 1, 2, maglia bassa e praticamente continuate così per tutta la collana. Decidete voi quando fare il bordino, quando non farlo. E continuate con tutti i cristalli che avete inserito. Se così viene una collana, penso di avervelo detto prima, non lo ricordo, diciamo con 21 moduli circa, che sono praticamente il consumo di di uno dei due fili completamente, ma di quell'altro ve ne avanzeranno pochi. E viene una collana che arriva, diciamo, dopo il seno, scende un po' più giù del seno. Ora dipende anche da quanto siamo alte, dalla corporatura e tutto. Io non sono esile, anche se vorrei tanto, e sono alta 1,70 m, quindi poi ovviamente cambia un po' a seconda, ripeto, del fisico di ognuna di noi, però indicativamente queste sono le misure. Se volete fare una collana lunga da lasciare lunga o da mettere a doppio giro, ovviamente dovrete andare ad aumentare i cristalli da inserire, magari mettete due fili. Come vedete vengono questi fiorellini, queste farfalline che sono molto molto carini secondo me. E niente, andiamo avanti, io continuo e ci rivediamo alla fine. Allora, io sono quasi giunta al termine, inserisco l'ultimo fiorellino, quindi catenella, avvicino 5 cristalli, chiudo, qui faccio le due maglie. Un piccolo, due catenelle, un piccolo consiglio che vi do è che quando andate a fare poi la chiusura di ogni petalo, come vi ho detto, proprio sopra alla perla o al cristallo che avete da 6, vi consiglio, a meno che non avete la mano troppo stretta, perché in quel caso potrebbe risultare un po' difficoltoso, di andarvi a fare la maglia bassissima, perché i fiorellini rimangono ben fermi. Vedete che carino questo? Per farvi capire, rimangono, diciamo, i petali rimangono più uniti, più fermi. Quindi, se non avete la mano, ripeto, troppo stretta, perché in quel caso potreste avere delle difficoltà. Però basta un po' di attenzione, non si può fare tutto. Ovviamente la lunghezza della collana dipende anche dal fatto che magari, non so, io qui ho fatto le 5 catenelle, poi ho inserito un cristallo al rosario
e ho fatto altre 5 catenelle. Ovviamente voi potete fare altre 5 catenelle, un altro cristallo e altre 5 catenelle. Quindi diciamo la lunghezza la determinate voi anche mettendo lo stesso numero di diciamo di cristalli. È una cosa molto molto soggettiva. Allora, io ho quasi terminato e chiudiamo con una maglia bassissima. A questo punto 1 2 3 4 5 e 6, perché avevo iniziato con 6 catenelle o forse 4, non mi ricordo, ma va bene così. A questo punto ci andiamo ad inserire, a fare la solina per il bottone. Perché il bottone? Perché se la fate sufficientemente lunga per fare due giri intorno al collo, a mo' di proprio di collarino, il bottone vi serve. Oppure se andate a fare anche un bracciale, che secondo me è bellissimo, praticamente lo fate passare due o tre volte quello che è e lo chiudete. Quindi vi dovete regolare voi poi quando andate a lavorare. Allora, mi sono persa. Ce la posso fare, eccolo qua. Mi vado a fare un cappietto praticamente dopo le 4, 5, 6 catenelle, quelle che volete, vi andate a fare un numero di altre catenelle che saranno la solina. Ora vediamo, provo. Sì, penso sia anche troppo grande questo, sicuramente. Invece di sfasciare, ovviamente mi porto di un paio di catenelle più su per la chiusura. Fate sempre la prova. Ok, perfetto. Allora mi vado a tagliare il filo. Mi faccio un primo nodino. Cane di fronte abbaia. Dopodiché mi vado a fare un altro paio di nodi sulle catenelle che sono sotto, ed eventualmente arrivo giù fino al cristallo o alla perla, quel che sia, così mi vado a nascondere il filo con più facilità. Ogni volta un nodino, poi ognuna fa come desidera, e questo me lo vado a chiudere qui. Ecco, mi vado a mettere un puntino di colla come sempre, taglio, ripeto, poi metto puntino di colla. Andiamo adesso invece a mettere il bottone, come al solito, inseriamo, mettiamo nell'altro foro, ci andiamo a fare il nodino nella prima catenella. Ok, lo inserisco di nuovo. Questi passaggi dovremmo teoricamente saperli a memoria, però lo faccio vedere che ogni tanto qualcuna mi chiede come metto i bottoni. Sono la cosa più semplice del mondo, così come li cucireste. Eventualmente mi ci ripasso anche una terza se mi entra.
Anzitutto devo riuscire a prendere il bottone. Ok. Posto. Ennesimo nodino. E anche qui poi andiamo con un puntino di colla. Anche in questo caso, se volete, potete fare arrivare fin sotto, fino ad arrivare alla perla. Io mi fermo qui, mi faccio un ultimo nodo. Praticamente dura più, il tutorial dura più per il nodo che per tutto il resto della collana. Allora, mi fermo, ok, mi vado a tagliare il filo, poi con la nostra Asulit fermeremo il tutto. Ecco la collana, a me sembra molto 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 carina, ve la faccio vedere un po' in tutte le sue parti, questi fiorellini che sono carinissimi. Sono bellini anche poi quelli vuoti che non hanno nulla, come vedete. È una collana che secondo me si indossa benissimo. Ripeto, può essere anche un bracciale. Mi sembra veramente una bella idea, un qualcosa che sicuramente arricchisce il nostro décolleté. Sbizzarritevi con colori e quant'altro. E spero di vedere presto le vostre versioni. Vi ricordo, iscrivetevi per chi ha Facebook. Purtroppo so che non tutte ce l'hanno, ma per chi ha Facebook può iscriversi al gruppo Mamu e le sue gnigne. È una parola, come vi ho detto tempo fa, che diceva il figlio di un mio amico per indicare le bambine, le gnigne. E mi è piaciuto. Insomma, abbiamo fatto questo gruppo, dove si postano ovviamente solo creazioni con materiali filiforme e quelli che sono i miei progetti che si trovano sul canale YouTube o sulla pagina Facebook che propongo durante le dirette. Quindi, se volete, chi ha Facebook si può iscrivere al gruppo e mostrare le proprie creazioni. Io per adesso vi ringrazio, un abbraccio, ci vediamo settimana prossima, ci vediamo in pagina, ci vediamo sul gruppo. Un abbraccio grande, ciao!